Ciao a tutti amici e amiche, un caloroso benvenuto da P. Santana, oggi in compagnia della Bea. Ciao a tutti! E la Bea non poteva mancare oggi perché siamo qui finalmente con Xenoblade Chronicles 3, titolo JRPG sviluppato da Monolith Soft in esclusiva per Switch. E ragazzi, noi non vedevamo l'ora perché abbiamo giocato i precedenti capitoli e ci sono piaciuti tantissimo, li abbiamo amati profondamente, soprattutto il 2. Il primo ci è piaciuto, sì, ma il secondo è stata una cosa veramente meravigliosa, superiore al primo sotto tutto punto di vista, a partire dalla storia, dai personaggi, le ambientazioni, il sistema di combattimento e la colonna sonora, ragazzi. La colonna sonora del 2 ce l'ho ancora impressa in mente, tant'è vero che ogni tanto mi metto a fischiottare e scimmiottare qualche brano di quel titolo. Comunque, bando alle ciance, cominciamo. Faccio solo una piccola premessa. Allora, ragazzi, questo sarà un titolo presumibilmente mastodontico, enorme, quindi ancora non sappiamo bene come verrà gestita la serie. Questa prima puntata verrà riproposta in maniera integrale nelle prossime puntate, vedremo, perché sicuramente ci saranno tanti punti morti, tanti momenti in cui ci dedichiamo allo sviluppo dei personaggi. Queste parti magari le taglieremo e non ci soffermeremo tanto sull'equipaggiamento dei personaggi e di come li svilupperemo. Ci concentreremo sulla storia per rendervi la visione un po' più snella. Comunque, fuoco alle polveri, fiato alle trombe e, come diciamo noi, danni agio. Sì. Dai! Livello di difficoltà, direi di partire normale, poi ci riserviamo la possibilità di cambiare in un secondo momento qualora diventasse troppo facile o troppo Sì. difficile. You mean it? Slow down, guys! Is it true, though? There's gonna be fireworks! Yeah. Saw them setting it up yesterday. There were loads of them. It'll be worth it, promise. Che succede? Perché gli si è fermato il tempo? Non lo so. Succede un disastro? Ai. Non si è capito cos'è successo. No.
Da cosa scaturiscono queste esplosioni? Ah, c'è una guerra. Ah, è bel robottone. Two colossal martial nations locked in war. Kevez and Agnes. What is it they need to stay alive? Water? Food? Certainly. But what we need most is life itself. Quindi quando un soldato muore, questi robot risucchiano la vita, sì. L'energia vitale o l'anima, non si è capito. Ah, la fiamma vitale. While the other, the one whose essence is stolen, leaves only a husk. Quanta violenza. Davvero. Bombardier, what are you playing at? How can we claim their life if you blow up the whole sparking thing? Cripple them! Aim lower! Yes, sir! Lower and aim, sir! Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world, Ionios. Cruel irony that it should mean eternity, because slowly but surely, our world is now dying. Even though we have yet to realize that fact. Worry about yourself, Noah. There's still more of them. Even so. Shut it. Stop flapping your gums and move. Yeah, we've got more incoming. Ah, si comincia? Sì. Se ti avvicina un nemico, lo attaccherai in automatico. Questa funzione è chiamata attacco automatico. Rimani vicino al nemico per far continuare l'attacco automatico. Quando sei alla distanza giusta, un'icona in basso a destra dello schermo te lo confermerà. Ok, avviciniamoci. Ok, quindi l'attacco di base è automatico come negli altri giochi. Ok, infatti c'è quell'iconcina in basso a destra, sì, con la spada, che ci indica che siamo ad una distanza consona per attaccare. Andiamo, andiamo! Saccate! E saccate! Destinazione. Un punto esclamativo ti guiderà alla destinazione successiva.
Il numero sottostante indica la distanza tra te e la destinazione. Ok. Puoi rivedere quando vuoi i consigli già apparsi a schermo. Nel menu principale seleziona sistema consigli. Ok. Dove dobbiamo andare? Là? 50 metri? Il campo di battaglia. Iniziare un combattimento. Inizia un combattimento estraendo l'arma. Prima aggancia il nemico e poi premi A per estrarre l'arma. Per ritirarti dal combattimento tieni premuto A per riporre l'arma. Avvicinati a un nemico per agganciarlo automaticamente. Se ci sono più nemici premi L o R per agganciare un nemico diverso. Va bene. Ok. Da dietro gli fai più male. No, non è vero. Siamo aumentati di livello. Vai. Ok. Vinci lo scontro ancora? Tecniche. Le tecniche sono più potenti degli attacchi automatici. Possono essere attivate premendo X, Y o B. Eseguita una tecnica, non puoi usarla di nuovo finché la sua barra non si riempie automaticamente con il passare del tempo. Questo processo si chiama ricarica. Ok, quindi proviamo le tecniche. Ce l'abbiamo tutte disponibili. Proviamo la battuta a terra. Ora proviamo la spadata. Fiaccamento. Stoccata. Attacco da dietro. Attacco da dietro. Ok, abbiamo provato le tecniche. E piano piano si ricaricano. Zacchete! Andiamo. Sti pezzenti della colonia. Vai! Tac! Tac! Atterramento! Stordimento. Ok, queste cose dovremo poi capirle come funzionano. Sì. Questi status alterati. Chi c'è? C'è altra gente. Stordimento gli abbiamo inflitto. Ok. Abbiamo vinto? They outflanked us. Lance, the front line. That Trish's team. Uni, how are things with Kite? What about our backup? Si mette male qua, eh? Looks like they're busy guarding the artillery. They're not going anywhere. Anyone's moving right now, it's us. Let's go! If the front line breaks, we're all dead! But the position! We can handle this ourselves! Go on, move it! Quindi ci spostiamo di posizione e ora che succederà? Ecco, vai! Un Levnis! What's hitting us? Well, now we know. It's do or die, Noah! Got it! Noah, show me your talent arm!
allora, tecniche personali. Le tecniche personali sono più potenti delle tecniche normali. Una tecnica personale può essere attivata premendo A quando l'indicatore circolare è pieno. La barra delle tecniche personali si ricarica compiendo azioni in linea con il ruolo del personaggio, dette azioni di ruolo. Ok, quindi ogni personaggio ha un ruolo. Bene. Azione di ruolo, attacco 1. Se soddisfi i requisiti delle tecniche con effetti bonus di posizione, l'icona della tecnica personale lampeggia una volta in rosso e la sua barra si riempie di molto. E come si fa a sapere che posizione bisogna tenere? Va bene. Azioni che infliggono molti danni, come sferrare colpi critici o partecipare a combo, contano come azioni di ruolo e ricaricano la barra della tecnica personale. Ok, comincio già a non capirci un tubo. Collegare gli attacchi. Eseguire un attacco nell'istante in cui il precedente va a segno ti permette di collegare i tuoi attacchi. Il passaggio tra l'uno e l'altro sarà veloce. Puoi collegare anche attacchi automatici con tecniche e tecniche normali con tecniche personali. Aumenterai così la velocità e infliggerai rapidamente più danni. Ok, che sembra abbastanza complicato. Vai dietro al nemico e devo fare una stoccata, infatti me lo indica. Ok, me l'ha fatto. Ricarica la barra con le azioni di ruolo, usa la tecnica personale con A. Ok, continuiamo a stare dietro e facciamo l'attacco da dietro. Ok, quindi l'attacco trascendente è quasi pronto. Ok. Quindi ora l'attacco trascendente è pronto, quindi proviamo. Spada bang. Gli abbiamo fatto un bel po' di male. Alla laterale, fiaccamento laterale. E ora da dietro. Lance ne sta toccando, sì. Laterale. Ah, infatti quello laterale ora va più veloce, vedi? Ok. Atterramento stordimento. Andiamo sempre da dietro. Zacchete. Era più difficile a leggerlo che a farlo. E ora? Abbiamo distrutto il robottone bianco? Sì. Ottimo. Oh, attenti là sotto. Ah, davvero. Abbiamo vinto.
Questa signora chi è? Non lo so. È dei bianchi o dei neri? Boh. Cosa fa? Cioè, ha creato un omino? Ah, li creano così? Every one of us. Ah, ok. Like this. As soldiers. As weapons for slaying Agnians. Sono giovani. Yes. All of us live only. Ora si addestrano. Sì. Cut that out. Stupid Noah. Nice one, Lance. Too early for that. Look, it's you they're after here. Just take out their attackers and we're golden. They're gonna get it handed to them. Ah, flickering hoop. You're as slippery as Noah sometimes. Uni. Shit never shuts up. Kite! Range darts! Easy! Lui è guaritore? Mi sa di sì. You okay? Uni. Cheers for that. You're a lifesaver, Yoren. Sparking deadweight. Hey! Change of plan. Kite, you keep firing and don't stop. Oh, what? Whatever you want. Huh? Go ballistic. Just draw their attention. Because what we're after here is that lame duck. Yoren? Oh, poverino. He's bottom of the class. Why bother? Thing is, the brat's still a decent healer. Get it? Ah, right. So we're playing by the book here. Pisses me off. But the fight will be good as won. Yeah! Hanno lasciato da solo il guaritore, eh? They're not in their usual formation. Wait, what? We're snuffed. Kai's just a decoy, so they're really after. Ho capito. Quick thinking, Lance. Bravo, Lance. Lance sarà il difensore, quello che ne tocca per tutti. Sì, mi sa. Tough guy, but you can't hold out forever. Spark. Lance.
out the running! Yeah, but... Don't you leave that snuffing spot! A lui incurante del dolore. Why would you... Che fa, scappa? Bravo, curali tutti. Now you can carry on. You should have done that much sooner. Ai ai. Hanno vinto. Hanno vinto. Ah, che faccetta compiaciuta. Vabbè, ha avuto un buon intuito, insomma, un buon capo squadra. Sì. No, perché? Get off me. Had to go and play the hero, didn't he? You really think you could have taken them? Dai Lance, stai tranquillo. If he hadn't used his powers back there, you'd have been first out of the running. Yeah, but still. Didn't have to go get himself killed for it. Come on. He was trying to protect you. He lured in Garvel's gang, gave us the chance to turn it around. Ugh. You know who wasn't up to it? We weren't. Yeah, but... Just stop it! No more arguing. It's my fault. I should have just done a better job. Then we'd have won. Hey. So much for getting to the final, huh? Sorry. I let us down on your big day. I'm so... sorry. Vabbè, anche voi altri l'avete lasciato solo però, eh? Infatti. What big day? The birthday. What? Whose? Yours, dummy. It's your second term, right? Remember? Ah. A win would have been a nice surprise. Lance was pretty fired up too, weren't you? Cut it out. Hey. What? You'll apologize, right? Might do, might not. Dai, non fare l'orgoglioso. Span of 10 years. We call them terms. Life begins with our first term and ends at the close of our 10th. And over the course of those 10 years, we fight continually. Though in reality, there aren't that many who can hold their flame for the whole 10 years. Most lose their lives on the battlefield before they reach year 10. But those who do survive to the end. Quindi vengono create artificialmente e durano 10 anni solo per combattere. Combattere, sì. Che vita di merda. Sì. The homecoming. Morning, Yorn. Hey, Noah. Morning. Morning, Lance. Ottiene il punto. Mamma mia, quante mosse. Quante manfrine. Quick, we're gonna miss the homecoming. Nella guerra vera non le puoi mia fa queste bischeratevi. Yeah, isn't it awesome? Ragazzate. Even the queen's come out. Ah, ecco, è la regina. That's her majesty, huh? Wow, I've never seen her before.
Se ci hanno da combattere, dove lo trovano il tempo per imparare a suonare il piffero? Si vede nei momenti di un po' di umanità, di vita. Cosa succede? So cool! I heard the stories, but this is just wild! That's gonna be me someday. Just you try and stop me. You guys too. You're totally making it with me. Of course! And you, Noah, right? Huh? Sure. Yeah, you bet. Ah, quindi quella è arrivata al decimo anno e... Sì. And we all lived for a chance to take part in the homecoming. E ha finito il tempo. A chance to return to the Queen's embrace. Carrying out 10 years of service fighting. That was our whole world. Nobody ever thought to question it. Until that day. Anche lui è diventato un pifferaio? Lei? Ah, lei? Noah? Non lo so. Boh. Per me era femmina. Vabbè, è indifferente. Addirittura li schiacciano con noncuranza. Do you have to? Huh? You shouldn't be sending those guys off like that. What? Why not? Why are you like this, Noah? It's Agnes, our enemy. Well, yeah. They don't have an officer, though, to send them. Yeah, they all bit the dust thanks to us. So what? Look, there's no rule not to. Then what, you're just gonna keep going? I don't get you, Noah. I know we're putting our lives on the line, but still. Yeah, yeah, we get it already. Friend or foe, someone has to lay them to rest. For that is my role as an officer. Right. Is my voice that deep? Shot at you. I wasn't trying to be anyone specific. I'm asking. Right. I've had about enough of all this depressing crap. Let's head back and hit the showers. I'm all gunked up with blood and sweat. Ah, bye, transport. Guess we missed it again. Oh, bollocks! Che sparazzo. Oh, che sparazzo, sì. Noah always does this. How many times is it we've had to walk home now? Ma quello è un Nokon? Sì.
Ah, ci risono i Nopon. Eh sì, c'erano nel primo, c'erano nel secondo e ci devono essere anche nel terzo. Nel 2 c'era Tora che mi faceva morire dal ridere, mi faceva. Siamo molto simpatici. Sì. Regione della Etia, pianura insalubre. Punti di riferimento. Alcuni luoghi del mondo ti daranno punti esperienza quando li scopri. Questi sono chiamati punti di riferimento, PDR. I PDR più difficili da trovare vengono definiti aree segrete. Se l'intero gruppo finisce esanime, tornerai all'ultimo punto di riferimento che hai visitato. Ok, una specie di checkpoint. Sì. Punto di riferimento, Colle Chiar di Torcia? La minimappa nell'angolo in alto a destra dello schermo mostra i dintorni dei personaggi e le destinazioni delle missioni. Premi R per ingrandirla. Premi ZL più Y quando non sai più bene dove andare per far apparire una linea che ti indica la via più breve per arrivare alla tua destinazione. Ah, ci abbiamo il GPS! Sì. Attenzione però! La via più diretta ti può fare incrociare nemici pericolosi e altre minacce. Quindi non è sempre la più preferibile. Prova anche percorsi alternativi. Chiaro? Perfetto. Allora, va a vedere. Lì cosa c'è? Una torre. Oh, allora, noi dobbiamo andare di là, però fammi vedere. Andiamo a vedere un attimino, sì. Non c'è niente. No, va bene, dai, andiamo là. Qui ci sono tutti i lumini, quindi questi saranno oggetti da recuperare, eh? Un funghetto. Ah, li prende automaticamente. Ma si può saltare? Sì, si può saltare. Are we the last ones here? Sorry I made you wait. Ah, it's fine. We're used to it. Arraffa. Sì, sì, prendi tutto. Sappiamo a cosa servono, ma te prendi. In questi giochi c'è sempre bisogno di materiali. Soprattutto per migliorare gli armamenti, se non sbaglio. Sì. Allora, lì c'è gente. Colony Sigma were fighting frantically for their lives. Just like us. Proviamo ad attaccare. Dai, l'uccellino. Here we go, guys. Let's give him the usual, Noah. Sucked. Allora, da dietro. Tac. E arrivederci, caro. Ok, questi sono. Sono semplici. Siamo fortissimi, siamo. Contro conigli. Vai. Dai, andiamo avanti, vai. Chi è stato? Chi è che ci attacca? Lui! Cura nell'area di effetto. La tecnica anello guaritore di Yuni emette un'aura curativa temporanea, visibile a terra. I personaggi che si trovano all'interno dell'aura recuperano lentamente punti vita. Perfetto, quindi dov'è? Questa? No, questa! Quella verde, sì. Ottimo! Lance, dovresti andare anche te. E come si fa a chiamarlo? Non lo so. Ah,
Che è morto. Ok. Non credo ci sia la possibilità di cambiare. Scusate. Non credo ci sia la possibilità di cambiare personaggio durante la battaglia. Credo. C'è un container qui. Amici, aspetta. Cosa c'è Riku? Oh no, solo perché amici stanchi di battaglia non può non fare attenzione a dintorni. Punta occhi dritto qui. Oh ma guarda, un container abbandonato. È stato buttato via come un rifiuto. Vale la pena mettersi a frugare? Vittoria rende soldati pigronissimi. Non ha voglia nemmeno di raccogliere spoglie di bottino su campon di battaglia. Ah è vero, in opon... tutte le parole che finivano con po' ci mettono la N in fondo. Grazie al retroguardia Nopon, Noah e amici sopravvive a battaglia e può tornare a casa con sederino tutto intero. Ma che simpatico. Amici non pensa che dovrebbe prestare ascolto Pon a compagni con più esperienza? Forse dovremmo. Ah, adesso sei un duro, Riku. Che ne dici allora di unirti a noi in prima linea la prossima volta, eh? Ehi Lance, facci piano, Riku sta solo cercando di aiutarci. Esplorando il territorio vedrai dei container al cui interno potrebbero esserci oggetti altrimenti difficili da trovare. Vale sempre la pena aprirli e vedere che c'è dentro. Gli oggetti hanno diversi livelli di rarità. Dal più alto al più basso sono leggendario viola, raro giallo e comune bianco. Più un oggetto è raro, più è difficile ottenerlo. Vediamo un po'. Vai. Wonder what's inside. Pietra d'attacco. Puoi assegnare gli accessori in personaggi, accessori dal menu principale. Gli accessori ti permettono di potenziare personaggi in vari modi. Apri il menu principale con X. Assegna equipaggiamento. Gli accessori sono elementi di equipaggiamento che i personaggi possono indossare. Personaggi. Assegna equipaggiamento. Nel menu personaggi troverai diverse opzioni di personalizzazione. Accessori. Assegna equipaggiamento. Inizialmente avrai un solo slot disponibile, ma salendo di livello puoi sbloccare fino a 3 slot. Pietra d'attacco, più 58% di danni inflitti dagli attacchi automatici. Non è male. La E dell'icona di un oggetto indica che è già equipaggiato da un personaggio. Dopo aver equipaggiato l'accessorio, chiudi il menu. Va bene. E arraffiamo tutto. Cosa c'è qui? Ehi, ma è... È uno dei nostri? Sì. Morto. Deve essere successo mentre tornava alla colonia 9, poveraccio. Già. E gli restava ancora molto da vivere. Ehi, aspettate solo un attimo, ok? È mio compito occuparmi del tramandamento. Certo, noi a Tempon. Noah è un tramandante, un soldato che aiuta i caduti in battaglia a trapassare. Tramandando le carcasse che trovi aumenterai la tua intesa con le loro colonie d'origine. Tramanda. I'd better send them off. Ok, abbiamo aumentato l'affinità con quale colonia? Non ce lo dice? No. Però ci ha fatto vedere un simbolo, probabilmente poi impareremo anche a
stagno di Riccalo a riconoscere le colonie. Oh, this is rare. Si nuota? Sappiamo nuotare? Sì. Ai pesciolini li lasciamo lì, questi ce li distruggiamo. Let's give him the usual, Noah. Eat it. No, non a me, non a me. Ok. Allora, anzi, la sensibilità degli analogici è un po' alta. Dovremmo provare con il controller pro. Chi è? Ah, questi? Posizionamento in battaglia. Gli effetti di certe tecniche variano in base alla tua posizione rispetto al nemico. Alcuni, ad esempio, infliggono un danno maggiore se sferrate alle spalle. Sì, l'abbiamo già visto questo. Quando i tuoi alleati attirano l'attenzione del nemico, scegli la tua posizione di combattimento. Attacca al fianco o da dietro se il nemico non ti prende di mira. Sì, è quello che faccio dall'inizio. La freccia visualizzata sopra le icone delle tecniche indica la posizione del personaggio rispetto al nemico preso di mira. Destra, sinistra, se è di lato, in su se è di fronte, giù se è alle spalle. Non la vedo io questa icona, dov'è? Ah, ok. Quindi qui siamo dietro, qui siamo di lato. Esatto. Siamo di lato ancora. Dietro. Tac. Dai, ti spacco tutto. Zaccate. Ma ce n'è ancora? Cornix commazza. Ah, sì. Zaccate. Zaccate. E vai. Vinci lo scontro. Bene, vinto. Quindi questo prendili. Eh sì, Ah, ok, qui sulla mappa ci sono i quei puntini rossi che sono i nemici, vedi? Sì, sì. Ah, questo ci ha proprio preso di mira. Combo di tecniche 1. Eseguire alcune tecniche in un preciso ordine genera una combo. Solo le tecniche con effetti di stato particolari possono avviare una combo. Ad esempio, usare una tecnica con fiaccamento seguita da una con atterramento atterrerà il nemico. Una combo più lunga è fiaccamento, atterramento, stordimento, scoppio. E come le riconosco? Usa una spadata. Fiaccamento. Aspetta che Lance infligga atterramento, aspetta che Yuni infligga stordimento. E l'hanno fatto. Vinci lo scontro, ok. Ok, allora. Esercitazioni. Puoi rivedere i tutorial in sistema, esercitazioni nel menu principale. Le esercitazioni ti permetteranno di ripassare meccaniche inizialmente poco chiare. Va bene, mi sa che questo lo faremo spesso. Magari fuori registrazione per prendere un po' di confidenza. Ecco la colonia 9. Allora, però ragazzi, io direi però di fermarci qui perché la puntata è già abbastanza lunga così. Non vorrei che una volta arrivati all'obiettivo parte un'altra
cutscene che in questi giochi generalmente sono lunghissime. Quindi per questa puntata è tutto, vi diamo appuntamento al prossimo episodio con Xenoblade Chronicles 3. Mi raccomando, lasciate like e condividete, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Un saluto da P. Santana e dalla Bea. Ciao a tutti. Ciao ciao.